Noi essere occupati in denazificazione di Ucraina, tu piccolo avvocato russofobico non avere mai parlato di battaglione Azov, io sfidare te. Va bene, parliamo del battaglione Azov. Che cosa potrà mai andare storto? Dopo 3 settimane di guerra contro l'Ucraina, parlateci del battaglione Azov, è diventato il corrispondente russo dell'italiano. E allora il PD? Putin e il governo russo hanno detto e ripetuto fin dall'inizio di questa operazione speciale che il loro scopo è quello di denazificare l'Ucraina e hanno sempre e comunque puntato il dito contro il battaglione Azov, prendendolo a quale esempio di questa Ucraina che ricorda la Germania degli anni 30 e 40, almeno a loro dire. Dato che qualche giorno fa abbiamo iniziato ad analizzare i miti russi sulla NATO e poi sui laboratori ucraini, oggi chiudiamo il cerchio con il battaglione Azov, la cui storia è certamente molto interessante e può favorire numerosi spunti di riflessione. Ormai, infatti, tutti conosciamo il suo controverso logo e tutti o quasi istintivamente lo raffrontiamo al logo dell'SS. Ma pochissimi di noi conoscono la sua storia. Com'è iniziata la leggenda di questo battaglione controverso? Beh, innanzitutto, Azov era un'organizzazione per pochi intimi. Pensate che non aveva nemmeno una qualifica o un titolo. Era chiamato davvero semplicemente Azov, era una cosa letteralmente per alcuni amici. Poi, con il passare del tempo, si è strutturato un pochino meglio, raccogliendo un certo numero di adesioni e divenendo battaglione Azov. Il nome gli è rimasto impresso, in realtà, con il passare del tempo, si è strutturato ancora meglio di così ed è diventato il Reggimento Azov. E infine si è guadagnato un altisonante titolo di distaccamento per le operazioni speciali. E normalmente, quando la popolazione sente operazioni speciali, pensa che questi soldati siano il meglio del meglio del meglio e che siano impiegati nelle situazioni più rognose, difficili e disperate. Proprio perché, in teoria, essendo operazioni speciali, sono in grado di ribaltare l'esito di una battaglia già data per persa. Ed effettivamente qualche volta è così, anche se tutto questo avviene a caro, carissimo prezzo. Insomma, quando un ucraino sente nominare Azov, distaccamento operazioni speciali, si rinfranca e si rincuora. Io invece, che sono italiano, quando sento le parole Azov, distaccamento, operazioni speciali, mi vengono in mente due cose. La prima cosa è che le operazioni speciali spesso e volentieri sono un affare sporco. E la seconda, quando sento Azov, mi viene in mente un noto portiere italiano e penso istintivamente al calcio. E anche chi ha fondato il battaglione Azov pensava moltissimo al calcio. So che farete fatica a crederci, ma il nucleo di questo battaglione è costituito da ultras. Si tratta di tifosi sfegatati con tantissimo fegato della FC Metal East Kharkiv, riuniti sotto il nome di Setta 82. Nel 2014, come noto, i filorussi, con un aiutino da parte dei figli di Putin, vogliono guadagnare l'indipendenza dall'Ucraina e spezzare lo Stato in due. Per questi tifosi giunge l'illuminazione, è giunto il momento di combattere per la patria. Finalmente c'è qualcosa per cui è possibile menare le mani e non solo quelle. E in effetti questa definizione è ingenerosa per un paio di motivi. In primo luogo, questi tifosi hanno per la prima volta l'occasione di mettersi in buona luce e diventare degli eroi. Questi tifosi hanno infatti la possibilità di canalizzare la loro rabbia e le loro energie verso obiettivi ben diversi da altre tifoserie. Non si tratta più di fare gli hooligan, danneggiare la proprietà pubblica e dare fastidio agli altri. Si tratta di difendere il suolo patrio. E a proposito di patria, arriviamo al secondo motivo. Molti di questi tifosi sono nazionalisti.
E verosimilmente alcuni fra di loro sono anche qualcosa di più, qualcosa che non sta molto simpatico al supremo algoritmo e neppure a Captain America. In ogni caso, in Azov non ci sono soltanto loro. Azov è una milizia volontaria composta da tutti quei civili che sentono la necessità di mettersi in mostra e o fare la differenza. Il governo dell'epoca, a causa dell'imminente minaccia separatista, inizia ad affidare a questa milizia volontaria compiti di polizia e più o meno contemporaneamente, nell'aprile del 2014, invia la Legione Georgiana per fare in modo di addestrare queste persone che sono state letteralmente raccolte sugli spalti dello stadio o per strada. Eccoli qui, questi sono i georgiani che addestrano i nostri futuri più o meno antieroi. In ogni caso, prendete nota, nel caso in cui l'Italia dovesse essere invasa dagli austro-svizzeri, la nostra ultima linea di difesa potrebbe essere realmente costituita dagli amici di Salvini, la mitica curva sud dello stadio di San Siro, o forse da un gruppo speciale di ultras del Monza sotto il controllo e la guida illuminata di Silvio Berlusconi. Se questo pensiero vi fa uno strano effetto, sappiate che è tutto perfettamente normale. Anche gli ucraini hanno provato lo stesso senso di smarrimento. Fatto è che comunque i tifosi sono già organizzati di loro e quindi riescono ad acquisire e raggiungere i vertici di questa neonata organizzazione. E tra l'altro, se ci pensate, non è così strano che la guida penda moltissimo verso destra. Insomma, quando c'è da impugnare le armi, difficilmente lo farà qualche progressista o qualche pacifista. Normalmente, quando si tratta di passare all'azione, gli uomini di destra prevalgono di gran lunga su quelli di sinistra. Avrai al massimo qualcuno dei centri sociali, ma poco più. Normalmente a sinistra si tende a risolvere i problemi in altro modo, con una mozione, una manifestazione tenendo in mano dei fiori o una dichiarazione di intenti. In ogni caso, nel maggio 2014 Azov viene schierato a Mariupol in supporto all'esercito ucraino. Detto per inciso, Mariupol si trova nel Donbass, la zona dove i filorussi vogliono ottenere l'indipendenza. Qui la situazione per gli ucraini, ma anche per i civili che non hanno intenzione di schierarsi, è davvero critica. Immaginatevi uno scenario in cui la polizia ordinaria non ha i mezzi per ristabilire l'ordine. L'esercito ucraino deve rispettare ovviamente una molteplicità di regole, mentre invece i filoseparatisti che appoggiano i russi e ricevono fondi, munizioni direttamente da oligarchi russi o comunque da oligarchi filorussi, possono imperversare nella città. In questi scontri, per lo più impari, l'ultima speranza degli ucraini è proprio il battaglione Azov, il quale, essendo una milizia volontaria, può combattere il fuoco con il fuoco. In pratica, mentre un soldato o un poliziotto devono rispettare regole e procedure e sperare di arrivare vivi fino al processo nei confronti dei criminali o dei filoseparatisti che si sono macchiati di crimini, il battaglione Azov può semplificare normalmente le procedure riducendole ai minimi termini, e cioè uno scambio di proiettili. Per dirla terra terra, Mariupol in questo periodo diventa terreno di scontro fra bande. Da una parte hai la milizia volontaria ucraina che indossa questi cappucci neri e dall'altra invece è una milizia filorussa che spesso e volentieri indossa divise uguali in tutto e per tutto a quelle militari russe, fatta eccezione per l'insegna nazionale. In questo tipo di scenario si consumano quelli che sono pacificamente e universalmente riconosciuti come crimini. Tanto per rendere un esempio, durante una manifestazione di filorussi si verificano degli scontri con il battaglione Azov e questi filorussi sono costretti a riparare all'interno di edifici gestiti da sindacati. Una volta all'interno, questi edifici prenderanno fuoco e vi saranno letteralmente decine e decine di vittime. Qualcuno parla di un centinaio di vittime, qualcun altro parla di 40-50 vittime. Ma in ogni caso le perdite umane sono altissime e la polizia non arriverà ad alcuna conclusione. Il governo ucraino invece sì,
Il battaglione Azov è una risorsa rilevante, ma è nel contempo anche molto, molto pericoloso. Quindi cosa fai? Fai processare migliaia di persone? Dici loro: scusate tanto, abbiamo scherzato? No, semplicemente le irreggimenti. Il battaglione Azov ufficialmente si è distinto per coraggio e risultati e quindi merita di diventare parte integrante dell'esercito ucraino. Per i miliziani significa trovare il loro posto nel mondo, perché da un certo momento in poi diventano soldati a tutti gli effetti, ma per il governo ucraino significa poter imporre al battaglione o al reggimento i propri comandanti e fare in modo che il battaglione rispetti le stesse regole a cui è soggetto il resto dell'esercito. Insomma, se escludi le ammazzatine, i cadaveri, le torture e tutti i mezzi di operare impropri di questa milizia volontaria, è una situazione win-win. Naturalmente, il battaglione, reggimento o distaccamento di forze speciali Azov ha nel tempo acquisito una notevole competenza. D'altronde, i suoi uomini si sono trovati nelle situazioni più rognose negli ultimi 5 anni. E di conseguenza sono dei veri e propri specialisti e sono realmente una risorsa militare preziosa e indispensabile per l'Ucraina. Tutto ciò premesso, è vero che sono dei nostalgici di un certo Reich guidato da un tizio con i baffetti? Secondo molti, il loro simbolo ricorderebbe quello delle DPS. In realtà, questo simbolo sembra invertito rispetto a quello precedente. E secondo il fondatore del battaglione Azov, il significato sarebbe profondamente diverso. Il fondatore del battaglione ha sempre affermato che quel simbolo indica le lettere I ed N, idea nazionale, e non quell'altra cosa brutta e cattiva e ormai fuori moda. Ma è vero, com'è potuto succedere? Io una spiegazione ce l'avrei. Lasciamo perdere per un attimo i loghi e gli stemmi di Azov e di quell'altra cosa qui e guardate questi due loghi qua. Il primo è quello della Federazione Unita dei Pianeti di Star Trek. Il secondo è quello della forza spaziale creata dagli Stati Uniti. Notate delle somiglianze? Io personalmente sì. Che cosa sarà accaduto in questo caso? Sarà accaduto che i fondatori della Space Force americana avranno certamente preso spunto dal logo a cui erano affezionati quando erano ragazzini, magari, anzi, probabilmente sono dei nerd tuttora e non riescono a restare per un anno senza vedere una serie di Star Trek. Quindi, che cosa hanno fatto? Hanno preso ispirazione dal logo che piaceva tanto a loro e lo hanno adattato a una situazione reale. Quindi sì, per quanto mi riguarda, nel 2014 il fondatore di Azov ha preso spunto da quel logo lì, che gli piaceva tanto fino all'anno 2014. Lo dico perché Andriy Bielecki, che poi sarebbe questo ideologo e fondatore del battaglione, nel 2014, probabilmente ancora per qualche anno, era descritto come il più estremista di destra. Era sostanzialmente una persona che, secondo i racconti, avrebbe potuto incorrere nella disapprovazione di Goebbels e di altri per i suoi metodi estremi e per il suo integralismo ideologico. Tuttavia, pare che si sia evoluto con il tempo. Insomma, inizi da tifoso ultra con pochissime responsabilità, che fa pure rima, dopodiché diventi un militare. Inizia ad assaggiare il potere, quello vero, e con il passare degli anni, beh, tendi a rivedere la tua posizione. D'altronde, se resti asserragliato sull'estrema destra, che ha un tanto così dall'essere estrema sinistra, perché stai facendo tutto il giro, difficilmente vieni eletto e devi rivedere la tua posizione nell'arco parlamentare. Non so se in Ucraina si dica così, ma fatto sta che negli anni successivi Bielecki ha chiaramente affermato di essere stato largamente frainteso dai mass media. Contrariamente a quello che si dice, non ha mai sostenuto la supremazia bianca nei confronti degli altri popoli, non ha mai apprezzato il Reich, anzi, i suoi punti di riferimento sono sempre stati lo Stato giapponese e Israele.
E infine lui ama il suo popolo, che vorrebbe vedere indipendente dall'influenza russa e della NATO. Oh, e naturalmente va da sé che appena i russi entrano nel tuo territorio, la politica nei confronti della NATO è largamente irrivedibile. E francamente non riesci a capire come hai potuto avere dei pregiudizi nei confronti di persone che ti mandano migliaia di Stinger, Javelin e letteralmente milioni e milioni di proiettili per infarcire i russi brutti e cattivi. Tornando semiseri per un attimo, il partito di Bielecki ha avuto una vera e propria evoluzione. È passato dall'essere quella cosa là all'essere un partito sovranista estremamente conservatore. E a onor del vero e fuori di battuta, sembra realmente che Bielenski non sia mai stato antisemita. Infatti, fra le fila del battaglione Azov si trovano moltissimi israeliani o comunque persone ebree. Fra questi, il più famoso è certamente Nathan Kazim. Guardatelo, addestramento da comando. Bandiera ucraina ribelle, rossa e nera, con tanto di stella a 6 punte, giusto per sottolineare il fatto che appartiene orgogliosamente a una delle tribù di David. E qualora ve lo stesse chiedendo, lui non è esattamente un israeliano progressista, è più un ebreo ultraortodosso, ecco. Quindi, tirando le fila del discorso, il battaglione Azov è un'organizzazione neonazi? No. Non lo è. Al suo interno ci sono estremisti di destra? Sicuramente sì. E sicuramente troverai un po' di tutto, come li trovi anche in altri battaglioni e eserciti. Tuttavia, gli estremisti non sono in maggioranza e alle elezioni ucraine del 2019 sono riusciti ad avere un unico seggio. Uno su oltre 300 e passa. Quindi Putin ha pochissimo da denazificare. E in compenso, cara voce fuori campo, avrei alcune domande per te. Da, cosa volere tu, piccolo russofobo? Te, mi sono preso la libertà di dare un'occhiatina alla composizione dell'esercito russo e ho trovato alcune forze militari e paramilitari che, beh, insomma, danno qualche problemino con il copyright dei loghi. Ecco, ricorderebbero cosucce italiane e tedesche del secolo scorso, inizio secolo scorso. In particolar modo ho delle perplessità sul Battaglione Sparta, Unità Nazionale Russa, Esercito Ortodosso Russo, Battaglione Svarozovich, Alba Ortodossa, Legione di Santo Stefano, Distaccamento Jovan Sevich, Unione della Gioventù Euroasiatica, Movimento Imperiale Russo, Unione Slava, Movimento contro l'immigrazione illegale, Battaglione Rusik, Battaglione Ratibor e Interbrigate. Ecco, i simboli di moltissime di queste squadre e battaglioni sono un pochino allarmanti perché, beh, insomma, avere poco campo, non sentire, questa essere segreteria telefonica, non potere rispondere. In ogni caso, se video di piccolo russofobo essere ti è piaciuto, tu mettere like, condividere, iscrivere al suo canale così lui crescere ed essere contento. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.